Claudio Paganini, un volto noto, già veterinario in Valposchiavo. Nel frattempo sei diventato un pusciavigli in Bugia e ti sei trasferito a Coira. Ecco, quali sono stati i motivi di questa tua scelta? I motivi, bene o male, sono velocemente spiegati. Dopo 15 anni di attività nella pratica veterinaria anche qui in valle, gli ultimi 10, ho scelto di fare una nuova sfida personale e al momento sono contento di aver fatto questa scelta. Cosa sei andato a fare a Coira, nel dettaglio? Ho assunto 4 anni e mezzo fa la carica di vice veterinario cantonale e allo stesso tempo sono capo del settore delle epizoozie, delle malattie infettive per il Canton Grigioni e il Canton Glarona e anche capo del cosiddetto servizio veterinario pubblico, in poche parole quello che contiene il controllo delle carni in tutto il territorio. Oggi in Valposchiavo, in gita, già da ieri, siete in viaggio con un gruppo di colleghi e vuoi raccontarci magari che tipo di gruppo hai portato in valle? Sì, come ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e di veterinaria facciamo ogni anno una giornata di formazione e l'idea mi girava già da un po' nella testa di poter fare una 2 giorni in Valposchiavo, anche perché altrimenti non avremmo avuto tempo abbastanza per vedere ciò che la Valposchiavo offre. E il capo ufficio ha accettato subito questa idea e allora siamo qua con i miei colleghi, quindi veterinario ufficiale di tutto il cantone, anche dal Canton Glarona, con i collaboratori dell'amministrazione, con gli ispettori delle derrate alimentari e con i collaboratori del laboratorio cantonale. Viaggio anche di lavoro che ha fatto tappa ieri in Engadina e quindi oggi con un nutrito programma in Val Poschiavo. Quali sono state le visite che avete inserito nel vostro programma? Sì, diciamo che il tutto è stato messo sotto il cappello della tradizione e innovazione. Abbiamo potuto visitare la caseria di Morteracce dell'Alpe, poi ci siamo fermati a Cavaglia per il giardino dei ghiacciai, abbiamo avuto delle buone guide, poi ci siamo spostati qua in valle, abbiamo visitato il paese e la casa Tomè e oggi qui da Reto Raselli per l'erboristeria. Consapevole di aver visto una piccola parte e speriamo che i nostri collaboratori, e glielo diremo ancora anche stasera, dovranno tornare per vedere tutto il resto. Da ultimo qui alle prese un aperitivo anche in presenza del podestà di Poschiavo. Ecco, quali sono i primi riscontri così personali che hai avuto? Ma è sicuramente importante avere dei contatti diretti, anche se io personalmente Giovanni Jochum lo conosco già. Ma penso anche per il nostro capo ufficio è importante avere questi contatti diretti per uno scambio un po' meno formale di quello che succede di solito e questo penso che abbia contribuito ad arricchire il nostro programma. Anche a nome dei lettori del Bernina ringraziamo Claudio per questa spontanea intervista. Grazie mille.